Ma ci sediamo. Ok. E come accadde alla prima di Walker Texas Ranger, il regista fu ucciso da Chuck Norris, da un calcio rotante, perché disse: Chuck si gira. Nessuno dice a Chuck quello che deve fare. Iniziamo malissimo. Iniziamo veramente male. Le figuracce. Quanti segni di devo fare una diretta? Senti. Io prendo voi, giustamente. Sì, 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 sì. Dimmi sì. Tu. Magari quando siamo un po' più tipo nel vivo. Allora, diretta nel vivo. Ok, okay. Mo faccio giusto la ripresa di là. Va bene. Parlo un attimo di là, anche se non ci vede nessuno. Ok, va bene. Ah, buonasera amici, ma soprattutto amiche di Throne of Games. Ma io girerei questo così, almeno ci vediamo pure in testa. No, è intelligente, cambia. Ok, perfetto. Restart. Buonasera amici, ma soprattutto amiche di Throne of Games. Siamo qui in compagnia di Carmina. Rifacciamola. Buonasera amici, ma soprattutto amiche di Throne of Games. Siamo qui in compagnia di Carmelo e di Luciano per presentarvi Marvel Champions, un LCG della Fantasy Flight edito in Italia da Asmodee. Com'è questo gioco? Fantastico. Eccezionale. L'avevamo iniziato a giocare poco fa, io mi sono galvanizzato, è bellissimo. Contenuto della scatola, come al solito la Fantasy Flight mette due manuali, uno per iniziare e l'altro un compagno di regole, e poi è strapieno di carte. Le carte a cosa servono? Servono sia ai giocatori per interpretare i loro eroi, alter ego, e si trasforma nel supereroe scelto, lui ha scelto Capitan America. Gli eroi hanno un mazzo personalizzato con gli elementi, abilità e equipaggiamento tipici di quel personaggio, quindi in quel caso è Capitan America, avremo lo scudo, la moto e via discorrendo. Poi ci saranno delle carte generiche che possono essere distribuite a qualsiasi altro giocatore, dopodiché ci sono quelle dei profili. Che i profili, vedere. Io non me li ricorderò mai tutti, offensivo, questo sarà offensivo che è rosso, protezione, protezione verde, giustizia, giustizia giallo, e autorità. E autorità. Blu, di supporto. A cosa servono questi profili? Questi profili sono più o meno utili contro un cattivo o più o meno utili con un alleato. Quindi in base al tipo di gioco che si vuole stabilire, uno si sceglie un profilo. Gli altri mazzetti sono per il cattivo. Esatto. Adesso ci sarà l'avventura base, quella contro Rhino. Si crea il mazzetto proprio per l'avventura. La cosa che mi ha colpito di questo gioco è la sua versabilità e rigiocabilità. A differenza di altri LCG che prevedono una trama, le trame sono versatili e sono modificabili, perché oltre ad avere le carte fisse del nemico da affrontare, il nemico ha più livelli di difficoltà da abbattere, oppure ci sono degli scenari, dei sottoscenari modulabili che possono essere aggiunti per incrementare la difficoltà del gioco. Che è già molto elevata. Come funziona il gioco? Il gioco si divide in due fasi, la fase degli eroi e la fase dei criminali. Nella fase degli eroi, gli eroi potranno giocare tutte le carte che vogliono, purché potranno pagare il costo in risorse. Come si ottengono le risorse? Scartando le carte, giù c'è scritto che tipo di risorse e quante ne accumulano. Le risorse sono di diversa tipologia, fisica, scientifica, energetica e un jolly. Spesso ci vogliono risorse generiche, in alcune situazioni sono richieste delle risorse specifiche, come in questa carta. Che altro dire? Vabbè, vediamo il gioco. Prego ragazzi. Allora, innanzitutto ognuno di voi partirà con il numero massimo di carte alla mano. Gli eroi potranno vincere soltanto quando avranno portato a zero i punti ferita del boss, del cattivo. I punti ferita si porteranno a zero tramite attacchi o abilità speciali. Gli altri valori sono interazione e difesa. Interazione serve a diminuire i segnalini trama presenti sulla trama. Se dico qualche cretinata, fermami. No, vai tranquillo. Invece il valore di difesa serve nel caso in cui ci si voglia difendere dagli attacchi del cattivo. Prego ragazzi, iniziate, quindi avete ognuno di voi il segnalino. Perfetto, Capitan America, o meglio Steve Rogers in questo caso, ha il segnalino primo giocatore, parte già col numero massimo di carte alla mano, se vuole può fare un mulligan, ma tanto non conosce le carte, quindi tienitele.
Come funzionerebbe il mulligan? Scarteresti dalla tua mano le carte che non ti interessano e ne avresti altrettanto. Sì. Sì. Dopodiché rimischi quello che hai. Ok. In questo caso io posso direttamente passare all'attacco o trasformarmi? Prima di passare all'attacco però devi trasformare lui in un supereroe, perché in questo momento lui può soltanto recuperare i suoi punti di vita. Non mi costerebbe alcun tipo di... No, basta che lo flippi. La differenza tra alter ego ed eroe è che l'alter ego ti permette di recuperare punti ferita e di non essere attaccato, perché sei tornato al tuo quartiere generale. Quindi il cattivo andrebbe avanti nella sua storia segreta. Invece in modalità eroe verrai attaccato, ma allo stesso tempo tu hai più opzioni di scelta. Perfetto. Buonasera. E allora, in questo caso posso direttamente provare ad attaccare lui, oppure giocare prima delle carte per aumentare il danno. Sì, però ricorda sempre bene di leggere i suoi poteri. Questi poteri non fanno esaurire l'eroe, quindi stai molto attento a non dimenticarti di leggerla, o di attivarla. Scusa, sostanzialmente scarto una carta dalla sua mano e ripristina la vita, quindi anche se l'ho esaurito. In poche parole, se adesso decidi di attaccarlo, lui si esaurisce. Però col suo potere scarti una carta e lui ritorna in gioco. Lui si esaurisce solo e soltanto nel momento in cui usi una di queste tre, o quando è un alter ego, se decidi di recuperare i punti ferita. No, vedi, mi ha fermato perché ho detto una trettinata. Questo potere è soltanto utilizzabile quando è in forma di supereroe. No, intendevo quando è in alter ego. In alter ego cambia. Per recuperare i tre punti vita. Ah, sì. Cioè, nel senso, se tu lo esaurisci, non puoi scartare la carta e riprendere. No. Ok. Sì. Stavo spiegando quando si esaurisce un personaggio. Mentre invece l'abilità, finché tu puoi pagarne i costi, la puoi utilizzare sempre. Praticamente. Allora, in questo caso vorrei scartare due carte per giocare il siero. Ok, che come puoi ben vedere è una miglioria. Quindi questa carta rimarrà fissa nella tua partita e verrà messa sotto il tuo supereroe. Ok. No, accanto allo scudo? Ecco, una miglioria, sì. Ok. Non avevo detto che era una miglioria. Ok, quindi scarto due. Ok. E poi vado direttamente ad attaccare il cattivo. In questo caso esaurisco, posso esaurire il siero. Sì. E faccio 3 danni invece di 2. Quindi esaurisco anche lui. Potenza. Generi una risorsa offensiva. Quindi questa qui funziona come se fosse una carta. Posso scartarlo. Bravissimo. Del tipo puoi utilizzarla per pagare questo. Bravo. Ok. Quindi farai 2 danni ad... Right, per capire cosa è successo. Il nostro Capitano America ha voluto giocare una carta dal costo 2. Adesso sono due telecamere. Quindi. Per giocare una carta al costo 2 ha scartato 2 carte. Perché hanno generato 2 risorse differenti che ha potuto utilizzare per pagare la carta miglioria appena utilizzata. Messa qui sulla... Adesso puoi continuare a giocare, dipende ovviamente sempre dalle carte che tu hai in mano. Ok, in realtà posso direttamente esaurire questo e mettere un supporto. Questo è un supporto, esatto. Dopo il tuo turno iniziato, colloca un gettone tempo su quintette. Azione, metti in gioco dalla tua mano un alleato ranger dal costo stampato pari o inferiore al numero di gettoni tempo su quintette, poi scarta questa carta. Ok, quindi inizia dal prossimo turno. Esatto. Perfetto. E in questo momento mi fermo. Ok, volendo potresti utilizzare il suo potere, quindi scartare una carta. Sì, ma in questo caso non voglio scartare. Ok, quindi raggiungi il tuo limite di carte, che in questo caso è 5, perché diminuisce. Si recupera tutto. Si recupera tutto. Sì, praticamente da quando sei un alter ego diminuisce il valore. E adesso toccherà a Spider-Man. E qua mettiamo il gettone? All'inizio del turno. Perfetto. Perché non puoi mai sapere se il cattivo può togliere una carta a supporto o miglioria. Molti cattivi ce l'hanno nella vita. Ok. Quindi, ciao a tutti, sono Peter Parker, l'ho sfigato. Allora, 10 punti vita, 6 carte in mano. E adesso vorrei flippare, se volessi, giusto? Sì. Ok. Quindi, io vorrei flippare Spider-Man, e a futuro dovrò rimanere con 5 carte in mano, giusto? Ma quando finirai il turno? Sì, finirà il turno. Allora, a costo 0 vorrei giocare l'evento.
Allora, questa è una carta particolare, sta scritto interruzione eroe, vuol dire che questa carta verrà giocata nel momento in cui Rhino ti attaccherà. Ok. Quindi non può essere giocata in questo momento. Va bene. Quindi facciamo a costo 1 l'equipaggio di miglioria, quindi la scarto. Però anche quella lì al momento non è utilizzabile. Perché? Perché questa qui, se non sbaglio, va assegnata a una trama secondaria e al momento non ce ne sono. Io la cosa che ti consiglio di fare invece è il Culture Shillante. Io volevo infatti aggiungere la miglioria e magari fare direttamente no, sotto d'aria. Perché purtroppo Rhino al momento ha solo una principale. Ok, allora scartiamo questo perché comunque ce l'ho doppio magari. Ok. Però devi pagare il costo, certo, di tre. Sono uno. E questa è una. Che consigli di scartare? Più? Io ti consiglio di scartare questa e questa. Ok, scartiamo queste tre. Quindi adesso Spider-Man sta giocando il calcio oscillante e farà 3 danni a... Ok. Ah. Quindi andrà a... Perché vento? Vanno giocati in sì, immediatamente. Okay. No, non si esaurisce. No, non si esaurisce. Si esaurisce la carta. Rai, no? Con Spider-Man puoi ancora continuare a giocare. Qua sotto c'è scritto quanti punti di verità ha in base al numero di giocatori. Perché è inutile. In questo caso trame, quindi attacco normalmente con lui e non si, e si flippa, giusto? Esatto. Okay. Adesso hai finito. Raggiungi il limite. Sono 4. Ottimo. Allora, questa carta andrà giocata tra poco, perché lui ti attaccherà, ti farà danni, interruzione, okay, praticamente annullerà i danni. Allora, vediamo cosa succede. Quindi si interviene nel turno dell'avversario. Sì, perfetto. È per quello. Quindi sì. Inizia il cattivo in automatico trama. In questo caso tramerà di 2, perché è una trama per giocatore. Ok. Quindi 2. Allora, spieghiamo le carte trama. Sì. I cattivi sono dotati della carta trama principale. Rhino, essendo semplice da semplice a livello easy, ha soltanto una carta. La faccia 1A indica il setup del cattivo. La faccia 1B indica le condizioni di vittoria del cattivo e cosa succede. Questa trama inizia con un valore 0. Il cattivo vincerà quando ci saranno 7 segnalini trama per giocatore, in questo caso 14, e all'inizio del turno viene messo un segnalino trama per giocatore, quindi 2. Mettiamo i 2 segnalini trama. Dopodiché il cattivo si rivolgerà al primo giocatore. Che al primo giocatore. Il primo giocatore è in modalità eroe, quindi lo attaccherà. Certo. Il suo valore di attacco è 2, potenziato per il valore di questa carta. Ok, adesso girerò. 1, quindi va a 3. Capitano America può fare 3 cose in questo momento: o subire tutto il danno, o difendersi, quindi esaurire Capitano America e prendersi solo un danno, o utilizzare grandissimo. Questo invece cosa mi comporta? Quello è il tuo scudo. Se tu vedi, però, è una particolarità: Capitano America riceve più 1 fisso di difesa, quindi va a 3. Okay. E a ritorsione, che cosa vuol dire? Che quando Rhino attaccherà Capitano America, Capitano America parerà il colpo e Rhino si farà male di un danno. Ah, che bello! Ok. Questo è sempre fisso. È fisso, male, perché è proprio Capitano America. Però se tu esaurisci l'eroe adesso ti rimarrai esaurito per tutto il futuro. Invece utilizzo una parata di scudo. Ok. Costo 0, quindi automatico, interruzione, previno difesa. Quando stai per subire un qualsiasi ammontare di danni, esaurisci scudo di Capitano America e previeni tutto quei danni. E lui subisce un danno. Scudo di... Ok, mm-hmm. E lui subisce un danno. Questa è la napita degli scarti. E adesso attaccherà lui. Okay. Stesso disco, allora, questo va nel capita di scarti. Questa carta è per te. Allora, che dici? Più 2 farà 4 danni. Però, per effetto, innanzitutto, mentre sei per lanciare un attacco, io pesco 1. Vai, perfetto. Allora, ok, e per effetto, costo 0, prevengo tutto il danno. Bravissimo. E anche Spider-Man evita l'attacco. E ha finito di attaccare i nostri supereroi. Mm. Però adesso lui interverrà, nel senso, lui adesso andrà avanti con il suo piano o anche fare del male, comunque sempre ai supereroi. E darà una carta cattiva a ciascun giocatore. Partiamo dal primo giocatore. Esatto. Girala, una trama secondaria. Ok. Controllo della folla. I civili in preda al panico affollano l'area. Sarà difficile affrontare Rhino senza metterli in pericolo. Bisogna portare in salvo quella gente, il simbolo della crisi. Quindi, in poche parole, noi in questo momento non potremo togliere trame dalla storia principale perché è presente questa carta. Okay. E questa carta entra in gioco con 2 trame per giocatore, quindi 4 segnalini. Quindi le minacce bisogna rimuovere. Poi da lì così le eliminiamo.
Ecco questi. Mettiamo 4 segnalini. Ok, ora gireremo la carta del ragazzo di Spider-Man. Ok. I robustisci, Ragno. Se Ragno è già robusto, questa carta ottiene impulso. Che cosa vuol dire? Che in poche parole, nel momento in cui noi attaccheremo Ragno, il nostro attacco andrà a fallirà. Perché noi, quando tu attaccherai, io dovrò togliere questa carta. Quindi non gli farei nulla. Tutti di protezione. Si è messo in difesa totale. Quindi adesso lui ha finito. E adesso iniziate nuovo a giocare voi. Però non inizierà lui, inizierà tu. Ok, io sempre 5 carte in mano. Volete prendervi una sedia? No. Quindi queste sono le minacce, sono due minacce, giusto? Sono due trame. Qua ci sono due segnalini minaccia e qui quattro. Finché sono finché è presente almeno un segnalino minaccia su questa trama, non potranno essere mossi le minacce da quell'altra trama. Quindi bisogna dare forza quella là. Sì. E tu in questo momento hai delle ottime carte. Ok, ok. Allora, qua dice, rimuovi 3 minacce da una trama, rimuovi invece 4 minacce se pagato questa carta usando... La scossa di... no, dice la... ah, la tecnologia. Quindi uso questa e per quale pagarne una? Pago una, con quale altra posso pagare? Ti consiglio questa. Ok, quindi pago 2, gioco per la giustizia, quindi per la giustizia 3 minacce, 4 minacce, quindi 4, questa va via, va nella pila degli scatti. Perfetto, ottimo. La trama secondaria è andata. Che più posso fare? Ora puoi, al momento non puoi giocare, esatto, o interagire come preferisci, o magari flipparlo e curarlo. Attaccare, esatto. In questo caso non sì, quanto danno c'è adesso? Puoi fare 2 danni. Tu non hai, no, non hai subito, no, perché hai giocato la carta. Sì. Lui in questo caso quanti danni beccherebbe? Nessuno. Poi però almeno non niente la prima o poi qualcuno dovrà attaccare. Tolgo il, sì. Il robusto. Quindi gli togliamo l'effetto robusto. Sì. Arrivo fino a 5. Sì, esatto. Quindi è terminato il turno. Sì. Ora tocca a Capitan Marvel. Questa sì. Pensavo alla fine del mio turno. Ok. Devo mettere un segnalino. Questa l'ho usata per difendere. Sì, lo sono detto. Quindi alla fine. Quella comunque è incorporata col personaggio. Ok. Allora, innanzitutto do questo al mio dovere Spider-Man di quartiere. I pompi. Avenger onorario, e beh, giustamente. Scusa, assegna al personaggio amico. Il personaggio con questa minoria riceve. Ok, sì. Quindi cosa lui, dicevo? In poche parole, siccome Spider-Man è un Avenger, e c'è anche scritto sulla carta, perché molti personaggi sono non dello Shield, sono della Avenger. Okay. Quindi in questo caso lui è un Avenger e otterrà più un punto ferita. Quindi tu andrai a 11. Perfetto. Quindi questa carta la si può mettere qua sotto così? Volendo, sì. Ok. Anche se è una miglioria. Ah, è una miglioria. Quindi, sì, perfetto. Vuoi una forza? Poi, in effetti non mi dispiacerebbe. Poi, gioco in debito. Genero una risorsa e pago con questo e aggiungo un'altra miglioria. Si possono giocare migliorie? Sì, certo. Sì. Ah, così inizierà a pagarsi le carte gratis. Esatto. Cioè, due... Esatto, è la particolarità di Capitan. E poi a questo punto attacco Rhino. Ok. Esaurisci questo. Gli infliggi 2 danni. Danni. Andrà a 14. Quindi è finito. Ritorno alla mia. Riattiva parte. Tutto. Ma io, se fossi in te, scarterei questa carta, ripresterei Capitan America. Lo esatto. Riattaccherei e poi lo riflipperei e lo porterei a. Anche se non ha subito danni. Non ha subito danni, però prenderebbe più carte, esatto. Sì. Ciò che ha detto Luciano è più che senza. Allora, scartiamo la parata. Lo ripristini. Attacco il nuovo. Attacca e andrà a 12. Sono altri 2 danni, che non è male, eh. No, assolutamente. Anche perché lo dovete portare a 0 a stadio 1 e poi a 0 a stadio 2. E lo stadio 2 è più forte. Certo. Adesso ti conviene flipparlo così non si può. Anche quando esaurito posso. Certo. Sì. E poi anche legge diciamo la sua particolarità. Riduci di 1 il costo del primo alleato giocato ogni round. Al momento non è in questo modo. Okay. Preparazione, cerca il turno. Vabbè, questo. Vabbè, ok. Rimane solo. Adesso recuperi tutto perché hai finito. Difetto. E peschi 6 carte. Sì, quindi hai pescato anche una. Hai fatto 2 attacchi e peschi una carta aggiuntiva. Perfetto. Adesso inizia il cattivo, tramerà di 2 perché trama per ogni giocatore. E adesso inizierà da Spider-Man e lo attaccherà. Quindi farà 2 più. Niente, 2 danni. Pesco. Pesti. Ma che mazzo per forza? Oppure ti difendi e non subirai nessun danno. Vediamo cosa c'è. Quando il nemico che con questa mineria sta per attaccare, scarta invece
intrappolato nella tela, qui stabilisce quel nemico. Questa è una miglioria. Sì, no, ho visto interruzione. Esatto, no, va giocato. A posto, quindi mi difendo. Ok, quindi non subisce nessun danno. Vediamo, mentre contro Capitan America, trama. No, tramerà. Trama perché di è un alter ego, esatto. Non è Capitan America e Steve Rogers. Quindi, tramerà di 1 più 1, 2. Allora, metto il segnalino 3 e prendo uno di resto. Esatto. Ok, adesso invece distribuirà di nuovo una carta incontro per il giocatore. Partendo dal primo. Lui. E lui. E lui. Vai. Quando rivelata sei confuso. Allora, che cosa vuol dire confuso? Lo stadio confuso non ti permette di interagire. Mm. Quindi nel momento che il tuo Spider-Man vorrà togliere una trama a Rhino, non riuscirà. Vediamo a Capitan America. Vai. Avanzata travolgente. Anche. Quando è rivelata, in alter ego, quindi nella sua casa. Sei stato fortunato, eh? Ottieni impulso. Prenderemo un po'. Ok. Quindi? Quindi adesso gira un'altra carta incontro per lui. Sei confuso anche tu. Ok. Perfetto. Bella. Qui saltiamo soltanto il... la fase di interazione per togliere i segnalini. Però occhio, i segnalini trama stanno avanzando, sì, lui è già il 50% del lavoro. Ok. Sta Steve Rogers. Ok, in questo caso io non potrei interagire, giusto? Ricorda la sua abilità, sì. Perché in questo momento ti è molto utile. Molto utile, perché non posso... Allora, in questo caso potrei... Pagheresti un in meno un alleato. Sì, potrei... Più questo praticamente esatto. Sarebbe gratis. Metto la gente... Ah, aspetta, ti stai dimenticando? Che il segnalino potresti certo. Pagare lo scoiattolo zero, però scarteresti questa carta. Sì, e potrei metterli entrambi. No, praticamente questa qui... No, con lui potrei metterlo e poi esatto. Pagare, certo. Bravissimo. Se vuoi. Sì, signori. Sì, ah, togliamo i segnalini qui in jet. Qui mettiamo. Lo scoiattolo. Sì, poi, bella. Dopo che spiego che entra in gioco, infligge un danno a ogni nemico. In questo caso ci automaticamente. Dice. Dopo posso ridurre il costo perché sono alter ego. Esatto. E pagare bravissimo. Con... Il leggi sempre questa carta. Agente 13. Dopo che agente 13 entra in gioco, rimuovi due minacce dalla trama. Quindi. Oh, grandioso. Perfetto. Poi, visto che ci sto. Poi mi legge se è massimo per uno. Se ne possiamo leggere più un po'. Ok, sì, lo puoi assegnare. Hai un altro punto di vista. Quindi va a 12. E poi, direi che... In questo caso non possiamo fare neanche sulle azioni eroiche. Lancio di scudo è ottimo, però mi sa che... Le azioni eroiche... Dovresti trasparlo. Posso fliparlo anche se è confuso, certo, cioè, rimane sì, però sì, la sì. Confusione. Giusto? L'unico problema è che non puoi interagire con la sua storia. Cioè, se interagisci e rimuovi il segnalino confuso. Ok. Allora... Steve Rogers è tornato Capitan America. Io gli alleati li mettiamo accanto, magari. Sì, infatti vanno accanto. Gli alleati possono agire indipendentemente da me? Cioè, posso fare certo, un attacco? Certo, sono come se fossero altri personaggi allora, proprio. Scheda di un alleato. Costo dell'alleato è le sue azioni, interazione e attacco. Se sotto il valore di interazione e di attacco è presente uno sparo, sono i danni che subisce in risposta alla sua azione. Quindi lui ha due punti vita. Adesso agente 13. Agente 13 ha tre punti vita. Se gli fai fare una qualsiasi azione, lui subirà un danno e lei subirà un danno. Non tutti subiscono danni quando sono alleati. Ci sono alcuni che non subiscono danni. Ok. Allora, quello che faccio è gioco innanzitutto il lancio dello scudo. Ok, le scarto queste due. Anche se forse non mi perché le scarti tanto se scarta X carte sì, dalla tua giusto. Mano per mettere esatto. Allora, perché però questa carta è particolare, come se okay. Capitan America stesse lanciando lo scudo. Sì. Per quante carte scarta, tanti nemici colpisce Capitan America. Quindi se lui scarta due carte colpirà due nemici. Ma ce n'è uno solo in campo. Esatto. Quindi anche ne solo una in realtà posso. Dovresti scartarne solo una. Allora, scarto questa e infliggo 4 danni a Rhino. Quattro mi ritorna in mano. Fortissimo! Poi... Puoi giocarla... No, perché devi scartare la carta. Questa mi ritorna in mano alla fine. L'altra azione che... No, questa è a parte, ce l'ho qui. E mi aggiunge interazione a Capitan America, però non posso utilizzarla in questo momento, è inutile. Però posso, in realtà, attaccare con tutti loro. Anzi, utilizzo Squirrel Girl per interagire. Si prende un danno. Poi l'agente 13 attacca. Si prende un danno. E Capitan America attacca.
Ma io a questo punto userei di nuovo lo scudo, visto che puoi farlo, e toglieresti lo step 1 di Aino. Sì. Esatto. Ah, perché così va giù. Così becco tutto da ridurlo. Sì. Quindi utilizzo di nuovo lo scudo. Questa è una buona carta, è quella che volevo scartarla, però... facciamo, dai. Quindi, Rhino va a 0. A 0. Viene scartato lo stadio 1. Entra in gioco lo stadio 2. Attenzione, esatto. 15 punti vita giocatore, quindi 30. Ok. E va sempre letto il contenuto della carta. Quando è liberato, cerca nel mazzo e nella pila degli scarti. Spacca a Raffa. Che era l'ultima carta, tra l'altro. Ok. Così essendo l'ultima, non devo neanche mischiare. Quando rivelata, colloca una minaccia per giocatore aggiuntiva su questa carta. Quindi in questo caso sarà 4. Ma la particolarità di questa trama non è questo: è che il primo giocatore gli verrà assegnato più una carta incontro. Okay. Quindi dopo che il cattivo avrà attaccato, lui ne dovrà girare 2. Quindi Rhino adesso è molto più pericoloso. Cioè, il confuso quando verrà tolto? Quando tu verrà interagisci. Ah, interagisco, ok. Togli carte confuso. Okay. E tu hai finito, giusto? Penso. Sì, in questo caso potrei, volendo, riflipparlo. Tu l'hai flippato all'inizio. L'avevi già flippato prima. Non lo puoi fare. Adesso non ritorno al mio limite di 5. L'eroe e l'alter ego possono essere scambiati soltanto una volta. Esatto. Esatto, lo può fare. Cioè potrei scartarla. Toglierla e lui torna qui. Magari interagisce. Però è ottimo. Dipende tu che tattica vuoi usare, quindi... Soprattutto se peschi 5 carte, la prossima volta potrei fare 5 attacchi con lo scudo più uno con Capitan America. 5 per 4, 20, 22, 23, 24 danni, contando che lui ne ha 30. Più Spider-Man che c'ha Calcio Oscillante. Riuscireste a quasi a battere Rhino in 2-3 turni. Bonsoir. Ciao. Queste vengono rimesse su? Sì, sì. Ok, allora vai, recupera tutto quanto. Perfetto. Allora, rimane esaurito, giusto? Sì. Ok. Vampini. Questo vale 2 punti, giusto? Esatto. Quindi posso usare 2. Arrivo a 2 già qui. E se a 2, sì. Sì, perfetto. E ne devo 1. Hai pagato con 2 carte una carta che costa 3. Faccio del... Ok, 8. Per farlo tornare operativo? Nulla, devi solo finire il turno. Ok. Sì, perché penso tu ti sei difeso. Ti conviene a questo punto flipparlo almeno. Così non viene... Otto leve la giustizia. Otto leve le trame. Perché può giocare se vuole per la giustizia. Io farei questo. Così rimuovi la trama secondaria. No, perché ne togli solo 3. Ah, vabbè. Meglio di niente. Solo al prossimo turno. Dove vuoi togliere le trame? Ah, così decidi. Puoi decidere in queste 2 trame. A questo punto converrebbe la seconda, che è pericolosa. Sì, esatto. Dai, facciamo così. Quindi è terminato, giusto? Sì, ora 5. Riattivi. Non può flipparlo? Sì, volendo sì. In modo tale che non viene attaccato o cosa del genere. Ok, al massimo di vita non è un problema. Allora, okay. No, al massimo prendo un po' di danni, però... Quindi ha terminato. Ora tocca al Rhino, che tramerà di nuovo di 2. E attaccherà. Attaccherà, ovviamente. Allora, Rhino ha cambiato anche il profilo. Facciamolo vedere. Perfetto. Prende, quello di prima era 1-2, cioè 1 di trama e 2 di attacco, il secondo è 1 di trama e 3 di attacco. Esatto, ma Rhino è più tranquillo, c'è Ultron che è qualcosa di impressionante. Allora, quindi 3... Ah, avviso di... No, 3 più 2, 5. Allora, stai per subire 5 danni. Sì, ok, vediamo cosa posso fare. O li puoi assegnare o tutti a un alleato, sì. O se c'è qualcosa che ti evita i danni. Effettivamente l'alleato è utile anche per essere sacrificato per un bene superiore. Però ci sono alcune carte che possono, quando è eliminato un alleato, i rimanenti punti andranno assegnati ad altri due alleati. È una sottospecie di Trollinger. Preferisco difendermi in questo momento. Proprio col tuo personaggio? Sì, difendermi, che ho 3 di difesa in realtà, quindi... Subiresti 2 danni. Quindi subiresti 2 danni e lui gli subirà un danno. Esatto. Perché tu lo quindi puoi esaurirlo, perfetto. Ok, quindi ha attaccato lui e termina. Adesso attaccherà lui. Ok. E subirai 3-4 danni. Esco. Prevengo tutti i danni. Ottimo. Spider-Man non viene toccato neanche con un'atomica. Adesso... Ma è giusto che sia così, tra l'altro. È molto abile lui, infatti. Adesso gireremo delle carte incontro. Okay. Però, dato che sei il primo giocatore, a causa della trama secondaria, ne prendi 2. Quindi, 1
e 2 e 1. Vai. Aiaiaia, questo fa male. Questo personaggio entra in gioco con una carta status robusto. E entra in gioco ovviamente con... È un gregario che combatterà contro di te. Okay. Iniziamo a fare un po' di spazio, posso quasi... Volevo dire una cosa che... ad esempio Spider-Man, se vuole, può attaccare comunque il gregario suo, quindi aiutarlo. Ok. È una cosa di Spider-Man, lo possono fare tutti i personaggi. Infatti qua posso levare anche...